Al 31 gennaio 2015 Wind Infostrada potrebbe dire stop al contratto di 1.800 dipendenti. Perché al 31 gennaio, a causa del mancato rinnovo della commessa Wind, che è una delle principali commesse dell'azienda InfoContact, in 1.800 staremo a casa. Che Wind faccia quello che ha fatto fino ad ora, usufruire della nostra qualità, della nostra professionalità e che continui a farci mantenere il posto di lavoro. Noi eravamo una grande azienda, lo siamo ancora perché ci crediamo in questa grande azienda. Non avendo poi noi uno stipendio, praticamente è una bomba sociale, 1.800 famiglie. Sì, è giusto. Cosenza, Catanzaro, Lamezia, Reggio, siamo un po' di tutta la Calabria. L'anno scorso Wind ci ha premiato come miglior call center di tutta l'Europa e con tutto ciò che noi eravamo i migliori, stiamo dando la qualità ogni giorno, lavorando veramente con dovere e con disciplina. Difficile prevedere che cosa sarà se continuerà ad esserci un no da Wind Infostrada, 1.800 dipendenti senza lavoro e senza stipendio. L'appello che vogliamo fare è di aiutarci, politici, gente dello spettacolo, chiunque può aiutarci a diffondere la notizia. Con questo appello parte la protesta dei dipendenti di InfoContact che non intendono fermarsi sino a quando non avranno risposte. Intanto il Consiglio Comunale di Lamezia Terme ha deciso di aprire la prossima seduta proprio affrontando questo problema.